Eccoci con mister Aloisio, è finito da poco l'anticipo tra Carcarese e Mallare. Mister, un campo che conosci molto bene, innanzitutto ti chiedo com'è rivederlo d'avversario, com'è rivederlo anche in questa nuova veste, visto che è stato posato proprio da pochissimi giorni, è stato di nuovo battezzato il Corrent. Ma allora, beh, prima di tutto emozionato, comunque alla fine qui abbiamo passato degli anni belli insieme, difficili, ma abbiamo vinto, e vedere comunque quello che si è costruito anni fa e vedere appunto già il campo rifatto, vedere lo stadio pieno, vedere l'organizzazione che adesso la Carcarese mi inorgoglisce anche a me, perché poi era il progetto iniziale, era quello, vuol dire che è stato portato a termine. E detto questo, sono contento dei ragazzi, hanno fatto una partita comunque difficile contro una squadra candidata alla vittoria finale, e sono stati bravi i miei, perché comunque sono dei ragazzi meravigliosi, seri, che si allenano giorno dopo giorno ai 1000 all'ora, ci credono, sono un bel gruppo, la società anche, una famiglia, quindi ne usciamo tutti a testa alta sicuramente oggi. Oggi era probabilmente difficile chiedere di più, no? Alla squadra. Avete avuto anche l'opportunità dopo il gol del 3-2 di poter magari spingere ulteriormente, però avevate dato fondo a tutte quante le energie, sia fisiche che mentali. Ma sì, si può fare sempre meglio, quello è sicuro. Noi siamo qui per lavorare, sappiamo qual è la nostra forza, sappiamo che abbiamo delle qualità anche singole, che tanti ragazzi ho un po' di anni che sono fermi, magari non hanno giocato sia per la pandemia, ma la maggior parte si erano fermati anche prima, quindi bisogna solo riallenare un po' queste qualità, e noi ci siamo, abbiamo dato tutti, e questa è la cosa più importante. E adesso domenica prossima c'è un'altra battaglia, un altro derby. Dopo quattro partite, che primo bilancio puoi trarre da questa nuova avventura? È una squadra completamente in fase ancora di formazione, si vede. È una squadra in fase di formazione, comunque non dimentichiamoci che noi il 15 di agosto eravamo in 8, e è stato difficile, ci siamo tirati tutti sulle maniche, questa è la nostra forza, che siamo partiti proprio da sottoterra, pian piano ne stiamo uscendo, sempre con la filosofia del noi, del lavoro di squadra, sia come società che come giocatori, come tutti. Stiamo lavorando, dobbiamo lavorare, basta, con umiltà, in silenzio, facendoci il mazzo, passando anche da queste sconfitte che servono per crescere.